Siamo qui a presentare la collana di ricerche sociali Societas. In realtà, nonostante il nome sia classico, è questa una collana di scienze sociali che si rivolge per temi, anche per destinatari, soprattutto ai giovani ricercatori delle scienze sociali. In particolare, come recita già il sottotitolo di questa collana, Teorie sociologiche e analisi del mutamento sociale, l'obiettivo della collana di scienze sociali è proprio quella di rivolgersi all'interpretazione, oltre che alla rappresentazione, di temi che sono di particolare attualità e che possono essere studiati dalle scienze sociali in modo sicuramente innovativo, ma soprattutto interdisciplinare. Una, caratteristica che è sempre più essenziale nello studio dei fenomeni sociali e delle varie discipline per relazionarsi con altri saperi e con altre scienze. I temi trattati sono stati soprattutto nelle scienze sociali quelli relativi ad alcuni temi di grande attualità, dagli atteggiamenti dei giovani, in particolare con degli studi sugli atteggiamenti sociopolitici dei giovani italiani in un momento di particolare crisi economica, ma diremo anche culturale, all'analisi di alcuni fenomeni come quello della moda che costituiscono ancora oggi non solo un terreno di confronto con la teoria classica, ma certamente possono presentare e proporre degli elementi innovativi nell'analisi delle scienze sociali. Quello che si propone appunto la collana Societas è proprio quello di guardare come tema obiettivo e fondamentale gli elementi di innovazione e farlo con confronti teorici, ma soprattutto con ricerche. E anche questo, la ricerca sociale, è un elemento al quale noi ci prepariamo, ci presentiamo e offriamo la possibilità ai nostri colleghi giovani e meno giovani, se questo ci può essere consentito, di poter appunto presentare con, un confronto costruttivo anche con il passato. La collana Societas è una collana scientifica che nasce dall'interesse di voler coniugare teoria e ricerca empirica attraverso l'analisi, lo studio di varie branche della sociologia, dalla storia del pensiero sociologico, la sociologia della comunicazione, dei processi culturali, sociologia della devianza, mutamento sociale e sociologia politica. Per portare avanti questo percorso che è già iniziato da un anno circa, ci avvaliamo di un comitato scientifico di stampo internazionale che vede la presenza di numerosi docenti della Sorbona, dell'Università Waseda di Tokyo, dell'Università di Barcellona, ma anche tantissimi studiosi e professori universitari italiani. Tra gli studiosi stranieri, alcuni nomi prestigiosi, tra cui Michel Maffesoli, Raymond Boudon, Junji Yoshichiya. La collana segue un percorso di referaggio proprio per adeguarsi alle nuove regole previste dal Ministero e dall'ANVUR, che prevedono appunto il peer review, il doppio referaggio anonimo. Tutte le proposte che arrivano in redazione presso la casa editrice Nuova Cultura vengono poi inoltrate a noi direttori della collana, che attraverso appunto di processo di referaggio inoltriamo a singoli docenti esperti di quella determinata disciplina affinché li possano poi valutare e inviarci il loro giudizio positivo o negativo sull'avvenuta pubblicazione del testo. La collana prevede il contributo di studiosi anche di livello internazionale, per questo pubblichiamo non solo opere italiane ma anche in lingua straniera. Pertanto siamo aperti ad accogliere all'interno della collana diversi studiosi di scienze sociali, aperti appunto a proporre non solo testi classici ma anche ricerche e analisi teoriche su fenomeni sociali. Pertanto la collana Societas, come è stato fin qui presentato, è una collana sicuramente giovane, nonostante questo nome classico che è stato scelto, a proposito proprio perché il mondo accademico è da sempre pervaso dal senso della saggezza che nelle persone appunto non giovani forse è maggiormente concentrata. In realtà noi giovani abbiamo tentato proprio di fare una sfida al mondo accademico amichevole, nel senso di presentare il patrimonio che i giovani ricercatori nelle scienze sociali ovviamente, ma in tutti gli altri campi del sapere, possono apportare proprio alle loro singole discipline. L'avventura di Societas è nata lo scorso anno, come vi abbiamo detto,
con due opere prime di questa stessa collana, entrambe dedicate ad un fenomeno fondamentale per la nostra dottrina, ma anche sostanzialmente per l'analisi del mondo contemporaneo. La prima opera è quella che riprende un testo classico, quello di Fausto Squillace, proprio dedicato alla moda, un classico, un proto-sociologo che ha voluto dare un messaggio davvero interessante agli inizi del Novecento e che oggi pare, proprio nella lettura che viene rifatta nel testo, un messaggio di grande attualità per uno dei fenomeni, dei processi culturali più interessanti per il mondo contemporaneo. Il testo è seguito da un secondo, sempre sul fenomeno della moda, La moda oltre le mode, curato dalla collega e docente dell'Università di Roma La Sapienza, Maria Cristina Marchetti, che invece percorre un itinerario scientifico diverso, non parte dai classici, ma guarda alle teorie contemporanee sulla moda e presenta con una struttura manualistica un testo che appunto per gli studenti e non solo per il mondo accademico, ma anche per tutti i lettori interessati, può mettere in luce gli elementi essenziali di un fenomeno che è molto diffuso, appunto quello della moda nel mondo contemporaneo, ma delle peculiarità, delle significatività che sono certamente interessanti anche per scoprire fenomeni connessi a questo stesso elemento fulcro delle due opere. Queste opere appunto danno il là a tutta una serie di studi che seguiranno negli anni successivi a partire da questo, che appunto si soffermeranno sugli elementi importanti del classico, del moderno e del contemporaneo che si interfacciano in modo interessante e sono la peculiarità stessa di questa collana.